in onore del dottor Strongman, in onore del dottor Strongman, mi sono tolto anch'io il golf che ho e dunque sono a petto nudo. Il trapezio, fammi vedere il trapezio. Come so? No, il trapezio non sono così, capace. Così. No, non sono capace, il trapezio. No, non sono capace, non c'ho un cazzo, non vado in palestra, guarda, non vado in palestra. Però ce l'ha. Allora, ce l'ha. Che cos'è il GH? Il GH è un ormone peptidico che ti permette più che altro di avere tantissimo recupero. Chiamate il direttore. Di avere tantissimo recupero, quindi si usa nel nostro campo più che altro per recuperare dagli infortuni Ma non ti hanno fatto male tutte ste robe? Ma diciamo che gli ultimi esami del sangue che ho fatto, stranamente, quasi impossibilmente, erano tutti perfetti. Adesso ci accuseranno di fare la promozione del testosterone, di altro, cioè, che hai detto tu fammi tutto l'elenco, la GH. Ma se devo farti tutto l'elenco stiamo qua fino a domani. No, l'elenco delle cose più forti, cioè, allora, delle cose che ti segnano, delle cose che ti danno. Le cose più forti che ho utilizzato è sicuramente il trembolone, che è una molecola. Trembolone. Che cazzo è il trembolone? Trembolone è un anabolizzante che è molto molto forte e ti dà una forza spropositata, ti chiede in cambio tantissima tossicità sul fegato. Non sono cose da consigliare, però perché le hai fatte queste cose? Perché volevo arrivare a vincere. Ma hai avuto culo allora a non essere morto, a non essere malato? No, diciamo che allora sono molecole che magari la gente usa per 30 anni di fila. Ma è qua, che cos'è qua? Il trapezio, cosa terribile, ragazzi. Quante volte ti alleni tu? Io almeno 6 volte a settimana da circa 16 anni. Scusami, quanto hai speso per tutti questi anabolizzanti? Spendevo all'incirca. Allora, tu calcola che io non mi sono mai bombato molto pesantemente perché non ho mai avuto bisogno. Sì. Beh, stavo su 1 grammo e 2 a settimana, e spendevo all'incirca 300-400 euro al mese, non di più. Ah, non di più. No, però ti dico che c'è gente, soprattutto nel bodybuilding, che arriva a spendere 4, 5, 6 mila euro al mese. Senti una cosa, ma l'insulina è considerato un mostro? Sì, diciamo un mostro. Ed è un mostro. L'insulina diciamo che è molto demonizzata, nel senso che in sé l'insulina è un farmaco come tanti altri. La verità è che l'insulina è pericolosissima. Perché ti può andare a te che ti ha fatto? A me mi ha fatto solo bene, perché l'insulina. Non può dire solo bene, non possiamo dire che l'insulina fa bene. Adesso ti spiego perché. Allora, quando non sono messaggi, è la verità, perché se tu parli con un adesso, dottore qui, ti spiega. Qui mi stanno riprendendo. Okay. Mi stanno riprendendo. Se tu parli con un dottore ti spiega questo. L'insulina serve, è come una chiave che apre la cellula, fa entrare il glicogeno. Quindi cosa fa? Ti abbassa la glicemia nel sangue e ti fa assimilare il carboidrato, no? Se tu non hai l'insulina oppure mangi tantissimi carboidrati, la tua glicemia rimane alta. Quindi quando fai diete, mangiavo 1,5 kg di riso al giorno, per dire, no? Per assimilare tutto questo carboidrato ero obbligato ad utilizzare insulina, capito? Quindi a me, per quello che mi serviva, nello studio di Radio 24 non sono due persone nude, uno mi ha fatto vedere le cose, ho detto mi devo mettere al suo livello e ho provato a vedere la differenza, guardate la differenza. Quasi al suo livello. No, al suo livello nel senso come nudo, no? Per carità di Dio. Che discredito che getti sulla radio. Allora, che leggo qui. Allora, la cosa fondamentale per cui ti ho invitato è perché tu non ti nascondi, tu hai fatto uso di anabolizzanti. Sì. Hai fatto uso di anabolizzanti per vincere, non c'è nessuno che può vincere gare dove non c'è controllo senza l'uso di GH, insulina. Non puoi neanche. Allora, in tante gare non ti conviene neanche partecipare, nel senso che se la fai per divertirti. Ma uno perché lo fa? Che cosa hai sollevato allora, tu, per esempio? 421 kg. 421 kg di che cosa? Di stacco. Cioè un bilanciere con attaccato 6 ruote di un camion con dentro dei dischi e si fa questo sollevamento da 421 kg. 421 kg. Sì, il record italiano. 421 kg. Io se sollevo 2 kg già mi sento male. E quindi capisci che se vuoi sollevare 421 kg non li puoi sollevare. Tu riesci acqua. A sollevarmi, per esempio, a me adesso. Ma penso che posso lanciarti sul tetto con un braccio. Lancialo. No, riesci a sollevarmi, dico, mi devi sollevare. Mi sono tolto pure il maglione. Senza farmi male. Oh Peppa, che sei matto, sei porca puttana e sei impazzito. No, un altro, fammelo un'altra volta, è divertente. Aspetta, c'è sollevamento pesi, io sono fermo, aspetta, faccio, troia. Adesso riesci a sollevarmi in un secondo. Senti, per uno come te il sesso, quando sei sotto un ciclo di ormoni, com'è? Sei un mostro. Cioè? Diventi un superuomo. Diciamo. Cioè, trombi meglio quando sei sotto ciclo di ormoni. Allora, diventi infaticabile. La libido, cioè la tua voglia, è 100 volte. Quindi
Perché fanno, danno un effetto di questo tipo? Sono tutti derivati dal testosterone, no? Cioè, non c'è bisogno di farsi Viagra, Chalis. Ma no, devi prendere qualcosa per calmarti, semmai. Esattamente il contrario, capito? Cioè, diventi una macchina da guerra. Sì, diventi una macchina da guerra. Cioè, lo potresti fare anche 2, 3, 4 volte al giorno. E l'hai fatto. Tranquillamente, quella poveraccia lì l'hai massacrata. Guarda, da quanto tempo ci stai insieme? Quella è tutta minuta, quella lei è culturista. Da 4 anni. Vabbè, siamo messi insieme all'inizio del Covid. E diciamo che all'inizio lei non conosceva un po' tutto il mio e mi diceva: ma com'è possibile? Ma non mi sembra un po', non ti sembra un po' esagerato? Non riusciva a starmi dietro, no? Dopo gli ho spiegato, ho capito. Ma è vero o no? È vero o no? No, non è vero, è vero o no? È vero. Ah, è vero, 3-4 volte, incredibile. Ma voglio capire una cosa, ma tu era una voglia indotta da questi prodotti oppure era... Allora, questi prodotti, prima cosa, ti fanno venire proprio voglia di farlo, quindi la libido, nel senso che tu anche... Si alza la libido. Ecco, tu quando lo fai sei un po' presente quando sei ubriaco che... Ma oggi sei calato? Adesso ho staccato tutto, sono abbastanza... Oggi com'è? Tu preferisci dall'altra parte, tu preferisci prima o adesso? È sempre uguale, è sempre la perfetto. La tratto bene. Ma che vuol dire la tratto bene? La tratto bene, nel senso che anche se non sono che più la donna super deve essere soddisfatta. Dici? Penso di sì. Penso la donna di sì. deve, cioè, tu vuoi lei, soddisfare una donna. Lei per essere tranquilla deve essere soddisfatta. Politicamente, lei per essere tranquilla, questa è una cosa molto macia. Che qualcuno considererebbe sessismo. La donna per essere tranquilla deve essere soddisfatta. No, non la donna, lei. Lei in particolare. Io la conosco bene. Deve essere soddisfatta sessualmente. So che settimanalmente bisogna fare questo. Dare il colpetto settimanale. Tranquilla, se non gli cominciano a girare, cioè, i coglioni, se non la scopi supportare. Bene gli girano i coglioni, diciamo di sì. Caro Parenzo, è sessismo questo qua? È sessismo dire una assolutamente cosa assolutamente di... sì, in parte lo potremmo anche giudicare. Va bene, mi rimetto al golf, grazie dottore, mi solleva per la conclusione di questo blocco, mi sollevi un attimo una terza volta, così facciamo il tris, benissimo. Fermi, musica, tacci tua.